10.02 in diretta su TRS Radio, come sempre questo è lo spazio del mattino a loro in bocca. Abbiamo raccontato questa mattina che insomma avremmo parlato di arte, se vogliamo, perché anche questa è arte, ma soprattutto parlato di fotografia, di una mostra che in realtà termina questo weekend, forse non proprio vicinissimo a noi, ma abbiamo la macchina e quindi in qualche modo possiamo arrivarci. Una mostra che sarà a Corio Canavese, che è a Corio Canavese, in Piazza della Chiesa, la Chiesa di Santa Croce, e una mostra fotografica personale di Maria Cognetta con Sergio Motta, curatore della mostra. Sergio Motta, che abbiamo ai nostri microfoni nuovamente, che salutiamo. Buongiorno Sergio. Ciao Simona, buongiorno agli ascoltatori. Ah, ci ritroviamo per parlare di fotografia. Insomma, lo ricordiamo, tu nasci a Torino, dove vivi e lavori, anche se sei molto giramondo, insomma questo girare il mondo ti ha permesso forse di carpire meglio quelli che sono gli sguardi, visto che poi ti sei dedicato anche ai ritratti, ma forse cercare di capire un pochettino come far conoscere meglio agli altri, tramite, diciamo così, l'obiettivo, quelli che possono anche essere un po' i pensieri o i problemi, no? del giorno d'oggi. Tra l'altro ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, ormai questo sono qualche anno fa, una mostra che avevi messo in piedi legando quello che era la fotografia a un percorso olfattivo tramite l'Olfattorio di Torino, quindi insomma ogni tua opera era abbinata a un profumo scelto con perizia e pazienza, tra l'altro da Luli Gaidano. Ma dicevamo, parliamo di fotografia adesso, e quello che è le geometrie di questa personale di Maria Cognetta. Quando ho così letto geometrie, mi è venuto in mente anche un po', se vogliamo, Franco Fontana, che in qualche modo anche nelle fotografie, nelle foto, insomma, lui, anche se eclettico, ricercava molto, no? Quello che era la geometria anche nei paesaggi che forse in questo modo ritornano anche in questa personale, o no? Più che paesaggi, Maria ha colto dei particolari, particolari che ci circondano, che può essere un traliccio triangolare, può essere la scala a chiocciola di un palazzo d'epoca, può essere una staccionata, un recinto composto da anelli, e quindi comunque delle forme geometriche. Diciamo che è più facile andarla a vedere che spiegarlo. Sono 26 opere in mostra, curate benissimo. Sinceramente Maria non osava tanto, perché la sua prima esperienza, la sua prima mostra. Io ho creduto in lei e posso dire di aver avuto ragione, perché il successo è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Le opere sono piaciute tantissimo, c'è un afflusso di pubblico notevole sia al sabato che alla domenica, e posso dire che Maria ha dato veramente il meglio di sé. Ha saputo cogliere cose che io non mi vergogno a dire, a volte non avrei visto. Quindi proprio il caso di dire che l'allieva ha superato il maestro. Vabbè, ogni tanto ci vuole, dai, che l'allieva superi il maestro. Senti, ma Sergio, tu sei curatore di questa mostra. Cosa vuol dire fare il curatore? Ma il curatore è quello che, partendo dalla disponibilità di uno spazio o cercandolo, aiuta l'artista, in questo caso una fotografa, ma potrebbero essere opere pittoriche, aiuta a realizzare la mostra, quindi mandare gli inviti, trovare la location, stabilire quante opere ci siano, allestire le luci nel modo migliore perché le opere siano valorizzate, e così via. Ed è quello che ho fatto io. Per una volta, invece di esporre le mie mostre, mi sono limitato a guardare quelle di un'allieva. Ti piace di più essere curatore o essere, diciamo così, curato? Ecco, usiamo questa parola. Non saprei dirti. Beh, io mi sono sempre curato da solo, devo dire. Sì. Dopo 32 anni come fotografo, a parte che adesso ho iniziato la regia cinematografica, ma devo dire che mi piace cambiare un po', non fossilizzarmi sempre nello stesso ruolo, e quindi
mi piace vedere ciò che fanno gli altri, aiutarli a crescere, perché non sono geloso della mia attività. Mi piace che qualcuno possa ereditare da me la capacità, la tecnica, la creatività. Sai, non è sempre facile trovare degli artisti che mettano a disposizione insomma, la loro capacità, no? nel lavoro, e condividerlo, perché poi alla fine si parla di condivisione, ma alle volte la parola rimane solo sempre un po' così nell'aria. In realtà invece tu lo metti proprio a condivisione. Volevo chiederti, tu hai accennato al fatto che stai attraversando anche un percorso da regista. È una fase quasi obbligata dopo la fotografia passare e diventare quindi regista? È più facile? No, direi di no. Io non penso che io sempre, non dico odiato, ma trascurato il cinema. Mi è piaciuto andare a vedere film, sono un collezionista di DVD, però non ho mai dato peso più di tanto. Poi è scattato qualcosa, in una notte insonne mi sono immaginato la trama di questo film, che sarà girato tutto a Torino, a Corio, a San Raffaele Cimena, a Rivalta, insomma un po' in giro intorno a Torino. Le riprese sono iniziate da 15-20 giorni, dovrebbero terminare per fine maggio, e spero che piacerà a chi verrà a vederlo. Come mai la scelta di tenere Torino come, diciamo così, filo narrativo? Torino tu l'hai tenuta anche tanto nelle fotografie. Sì, io Torino l'adoro, non per campanilismo, ma perché mi piace molto anche Milano, perché mi piacciono altre città, ma Torino trovo che abbia con questi viali, con il Po, con la collina, stili architettonici diversi dovuti alle varie epoche, alle varie invasioni, abbia un'infinità di location che si prestano benissimo alle riprese cinematografiche. Non per nulla a Torino, tra fiction e film, girano circa una trentina di lavori l'anno. Sì. E poi chiaramente alcune scene, girarle a Torino era più difficile, vuoi per i rumori, vuoi per, che ne so, The Ore e quant'altro, allora abbiamo scelto location un po' più appartate, che però non inficia assolutamente il risultato finale. Sergio, tornando alla fotografia, per poi salutarci e lasciare a te insomma l'invito dei nostri ascoltatori a venire a vedere questa mostra ancora questo weekend, si parla sempre di modernità, quindi di cambiamenti anche nelle attrezzature, ma si torna a parlare di vintage. Tu ritorneresti ad utilizzare la macchina fotografica con la pellicola oppure no? Ormai insomma la modernità in qualche modo aiuta e sopperisce. Dipende dall'utilizzo che devo fare delle immagini. La modernità ti consente sicuramente un risparmio economico, perché non devi stampare le foto, puoi averle tutte subito, cancellarle se non sono venute bene, quindi è l'ideale per un reportage di viaggio o per delle foto che tu vuoi avere subito. È chiaro che se parliamo di foto d'arte, di foto destinate a un'esposizione dove tu la foto la componi prima nella testa e poi nella fotocamera, allora la pellicola va benissimo. È un po' il discorso del vinile e del CD. Il CD è molto più pratico, non si riga, però chissà come mai adesso a distanza di, non so, un paio di decenni, si sta ritornando al vinile. Perché le cose belle tornano. Senti Sergio, noi siamo in chiusura, i tuoi prossimi progetti quali sono oltre al film? Sì, un altro film che è già in progetto, sicuramente sempre a Corio ci sarà una mia mostra intorno al 26 di luglio, che è la festa patronale Sant'Anna, che, come accennavi tu prima, vedrà foto di miei viaggi nel mondo, quindi da Istanbul a Capoverde, dappertutto, e quindi io spero che gli ascoltatori vengano volentieri, non perché siano opere mie, ma perché vedono un qualcosa che magari non hanno mai visto. Di questo avremo modo di chiacchierare più avanti, così ricorderemo volentieri il tuo appuntamento. Ricordiamo, invitiamo invece per questo weekend?
Dove questo dobbiamo venire? weekend, domani e dopodomani Corio Canavese, è 35 chilometri da Torino, oltre l'aeroporto, nella piazza, si chiama proprio Piazza della Chiesa, c'è questa chiesa di Santa Croce, bellissima, vale la pena venire già solo per la chiesa. Ci sarà questa mostra Geometrie della fotografa Maria Cognetta. L'orario in linea di massima è 9, 12.30, 14.19, però comunque siamo sempre lì e quindi se anche arriva qualcuno, come vediamo delle persone davanti alla chiesa, le facciamo entrare. Curatore della mostra Sergio Motta, che è stato ai nostri microfoni, per chi volesse conoscerti e saperne di più, www.sergiomotta.net, il tuo sito, ma anche ti trovano su Facebook e sui vari canali social. Grazie Sergio, buon lavoro e risentirci a presto per altri tuoi lavori. E grazie a voi tutti. Grazie, ciao, buona giornata. Eravamo collegati con Sergio Motta. Vi ricordo ancora una volta, Geometrie, mostra fotografica personale di Maria Cognetta, Chiesa di Santa Croce, Piazza della Chiesa, Corio Canavese, ancora questo weekend, 10, 12, 30, 14, 19. Curatore della mostra, Sergio Motta.